In collegamento da Piazza Città di Lombardia, sede della regione, dove si svolge Lombardia e dei Giovani, un appuntamento appunto rivolto alle nuove generazioni, e con noi c'è Don Claudio Burgio, che è il cappellano dell'Istituto Minorile Beccaria di Milano, per parlare di quanto è importante che i giovani siano vicino alle istituzioni in un giorno, fra l'altro, che proprio a Milano fa registrare fatti di cronaca, diciamo, non propriamente edificanti. Certo, il disagio giovanile è ormai sotto gli occhi di tutti, è un disagio esteso a tante realtà, a tanti quartieri, eppure questo disagio, che poi sconfina in comportamenti devianti, è davvero segno di un malessere giovanile che noi dobbiamo guardare con più realismo, ed è un segnale preoccupante perché ci dice che la nostra cultura adulta, fondata sulla prestazione, sulla dittatura del profitto, del successo a tutti i costi, è una cultura che probabilmente non aiuta questi giovani a sentirsi all'altezza dei compiti loro assegnati. Molti non riescono a vivere secondo logiche di coerenza, e di conseguenza vanno a costituirsi in società tra pari, in gang vere e proprie, proprio perché rifiutano il modello adulto o vedono il modello adulto come insicuro. Allora ecco, il compito nostro di adulti è proprio quello di cercare di riconciliare il mondo delle istituzioni col mondo di questi ragazzi, per far capire che lo Stato non è contro di loro, contro le loro aspettative, i loro sogni, ma è un modo invece importante per poter dare un esito diverso al loro percorso. Ecco, fin qui le istituzioni. Poi diciamo sempre che il genitore è il mestiere più difficile del mondo. Dall'alto della sua esperienza, che consiglio bisogna dare ai genitori per evitare che magari il proprio figlio arrivi in quella situazione, o comunque, se magari ci sono situazioni critiche, che fare? Le famiglie devono imparare innanzitutto a non rimanere sole, isolate. Occorre molto confrontarsi con altre famiglie, trovare luoghi di comunità dove condividere i problemi educativi, perché la famiglia, quando si isola e ha a che fare con un figlio che comincia a infrangere le regole, si trova davvero davanti a una situazione ingovernabile. Allora la famiglia sola non può rispondere alle difficoltà di questo figlio. Di conseguenza occorrono anche luoghi, anche prospettive nuove. Questi genitori hanno bisogno di sentirsi accompagnati dalle istituzioni, ma anche tra famiglie, per poter innanzitutto ascoltare il disagio dei loro figli. E per concludere, però, chiudiamo magari in positivo, una pillola di ottimismo, cosa diciamo? I giovani italiani, i giovani in generale, non sono poi così male? I ragazzi sono sempre pieni di vita, hanno risorse incredibili, a volte diventano anche imprenditori di se stessi perché sono estremamente creativi. Ecco, bisogna dare voce, dare energia a questi giovani, dare loro possibilità sempre. Anche i ragazzi che sbagliano non sono mai finiti, non sono mai ormai cristallizzati nel loro errore. Sono giovani che magari proprio attraverso l'errore, lo sbaglio che hanno commesso, possono invece comprendere la vita, possono arrivare a scelte più promettenti. E noi dobbiamo infondere questo tipo di speranza, che va anche oltre l'ottimismo. Grazie dunque a Don Burgio, e arrivederci a un prossimo appuntamento con Lombardia Notizie Online. Grazie. Grazie a voi.